Giuseppe Bragalenti, parte oggi un progetto, una strada che non sappiamo se, speriamo sia non troppo lunga, che però porterà a quello che racconta la locandina alle nostre spalle, al museo del Teramo Calcio. Sarebbe un approdo importante per il vostro club, ma anche per la città. Parte oggi un sogno nel cassetto, praticamente, un sogno nel cassetto che come club abbiamo avuto sin dal primo momento della nostra ricostituzione 4 anni fa, e quindi vogliamo veramente onorare in questa maniera i nostri 106 anni di storia. Crediamo Teramo lo meriti, il Teramo lo meriti, e un secolo, oltre un secolo, credo abbia tanto da raccontare. Ci sarà anche bisogno di un lavoro di ricerca, di materiale da esporre? Assolutamente sì, questo è un progetto di tutti i tifosi biancorossi, quindi ovviamente un museo si potrà formare ed emozionare attraverso la donazione di tutti quei cimeli che adesso i tifosi li hanno chiusi nel cassetto, quindi ecco, confidiamo molto in questa collaborazione, e sarà un percorso veramente importante che toccherà anche altri aspetti, perché vogliamo onorare anche le piccole realtà calcistiche della nostra città, quelle realtà di quartiere, di frazioni, delle frazioni di Teramo, che hanno saputo anche dare lustro alla nostra città, così come onoreremo anche altri sport importanti che hanno segnato la storia sportiva anche nazionale, come il basket, la pallamano. E saranno dei percorsi questi, delle esposizioni a rotazione, che cercheremo di far vedere che Teramo appunto rimane e rimane e sarà sempre una città ad alta vocazione sportiva. Il museo della Teramo Calcio non può e non deve prescindere dalla sua casa. Quindi con l'occasione io voglio ringraziare il dottor Sabatino Cantagalli, che è stato di una disponibilità e di una cortesia nei nostri confronti veramente unica. Ci ha concesso il locale che noi avevamo già pensato come un locale ottimale per questa esposizione, ce l'ha concesso in comodato gratuito con tantissimo entusiasmo. Assolutamente sì, sono stato felicissimo fin dal primo momento ad appoggiare questo progetto, che è una città che purtroppo ha le problematiche che tutti conosciamo, è un piccolo passo verso, speriamo, una ripresa in generale. È una bellissima iniziativa, speriamo che la riescano a concludere in breve tempo, perché possa nascere un polo di storia e di cultura della Teramo Calcio che mancava.